Bella a tutti ragazzi, qua è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della nostra carriera alternata. Vi ricordo episodio mio adesso, ma poi ci sono anche gli episodi di Leo dove può succedere di tutto. Io ora mi trovo che Leo ha giocato la prima partita di Supercoppa, l'andata, diciamo, ed è finita 1-1 da quello che vedo qui negli incontri. Noi giocheremo il ritorno. Diciamo che siamo obbligati a dover comunque sbloccare il risultato perché 1-1 fuori casa poi passa il Siviglia con lo 0-0. Quindi dobbiamo stare molto attenti, ragazzi. Però, prima cosa, andiamoci a fare gli allenamenti. E poi, ragazzi, sono troppo curioso di vedere le trattative. Ora vediamo che cosa ha combinato lui. Andrei quindi, ragazzi, nelle trattative di mercato. Vediamo offerte ricevute per Suarez. No, Leo. Suarez. Oddio. 140 milioni. Madonna. Busquets pure. Non male. Allora, vediamo le offerte. Le trattative. Coutinho e Draxler. Richiesta di conferma questi due, ragazzi. No, ma io Coutinho non lo voglio, raga. Ve l'ho detto. E Draxler. Non lo so. Allora, vediamo. Trattative. Sergio Aguero. Lo cercavo io, ragazzi, Sergio Aguero, grandissimo Leo, bravo. Sergio Aguero preso, poi Gomez, no vabbè, questo genere. Ah, è arrivato un TT, niente male, è arrivato anche Koulibaly. Niente male, Seri. Ottimi nomi, ragazzi, devo dire. Sì, poi direi che per il resto. No, Montolivo, come Montolivo? No, non ci credo, raga, ha preso Montolivo, Leo, ma che acquisto ignorante Montolivo. Vabbè, a questo punto sistemiamoci un po' la formazione per la gara di Supercoppa. Allora, questa è la formazione di Leo. Io sono fedele al mio modulo, ragazzi. Io ci credo tanto in questo modulo. Allora, io direi, vabbè, Alexandre e Semedo voglio provarli. Busquets metterei più un Gomez. No, Montolivo. Madonna, ma perché l'ha preso? Poi Mascherano, Piqué, Umtiti. Vabbè, Umtiti già l'avevamo preso. Perché ho detto prima? Vabbè, dettagli, ragazzi. Io metterei un Koulibaly a questo punto, perché tanto va avanti il tempo e recuperano i giocatori. Ancora Neymar da vendere. Ragazzi, non ci sono tantissimi soldi a questo punto. La squadra è molto molto carina, molto forte. Però a questo punto vorrei provare, ragazzi, una trattativa. Vediamo quanti soldi ci sono. 16 milioni, un po' pochini. Però abbiamo ancora la carta Neymar da gestire. Allora ragazzi, io volevo provare a prendere, voi lo sapete, sono innamorato di questo giocatore calcisticamente, Andrea Conti. Andrea Conti me lo vorrei portare al Barcellona, chiediamo informazioni. È un altro giocatore che ho visto anche che mi ha detto l'osservatore di provare a prendere, è lui ragazzi, Gabriel Jesus, giocatore appena arrivato, però ci possiamo provare, assolutamente. Io farei un prestito con diritto di riscatto fissato sui 25 milioni. Lo so che non è semplice, lo so benissimo. Però vorrei provarci. No, non abbiamo fondi. Vabbè. Allora, ragazzi, facciamo così: avanziamo un po' col tempo. Faccio tutto in diretta con voi con pochissimi tagli. Avanziamo un po' e vediamo che ci dicono le trattative. Allora, richiesta per Andrea Conti 10 milioni. Onesto, proverei a prenderlo per 7 milioni. Vediamo. Lo so, ragazzi, non ha un overall altissimo, ma mi piace troppo come giocatore, poi nel mio modulo ci sta benissimo. Conferenza stampa, direi di motivare i nostri giocatori perché è veramente dura. Allora, Madonna, Montolivo accetta, ma perché ha preso Montolivo? Perché Leo hai preso Montolivo? Allora, offerta trasferimento per, oddio, Luis Suarez 140 milioni, ragazzi. Cioè, assurdo. Abbiamo preso Agüero. Madonna, Suarez, raga, però non, cioè, questi sono soldi assurdi. Allora facciamo così, ragazzi. Io non lo voglio vendere. Ma se veramente il City arriva a 170 milioni, allora ok, lo diamo via, altrimenti non si discute. Ma solo perché abbiamo preso Agüero, solo per quello. Allora, io direi. Ah, tra l'altro abbiamo preso Agüero e non l'ho messo neanche in panchina. E io direi di metterlo. Dov'è Agüero? Eccolo qui. Allora, Agüero me lo porti in panchina tutta la vita. E poi abbiamo Alcacer, Seri, che è un ottimo, ottimo centrocampista, che mi serviva proprio, perfetto. Allora, salviamo così e andiamo avanti. Ok, ragazzi, 4 email. Oddio, offerta per Neymar. Offerta per Neymar, il City ha 98 milioni. Raga, vale 106 al City, gliene chiedo di più.
Cioè, veramente mi dispiace, ma almeno 130 milioni vorrei realizzarli dalla vendita di Neymar, che abbiamo detto lo vogliamo vendere. Attenzione, Busquets, un 86 di 28 anni, 43 milioni. Facciamo così, sui 60 milioni glielo diamo al l'Atletico Madrid. Ok che è un rivale, però avendo Gomez in squadra ci può stare. Offerta di trasferimento, ok, Busquets. Trovato niente in Brasile, quindi ragazzi rimandiamolo. Ah no, ok, ha chiesto qui informazioni Leo. Offerta accettata per Conti 7 milioni, raga, io me lo porto a casa, vi dico la verità. Cioè, è un giocatore che mi fa impazzire anche nella realtà. Qui modifichiamo il budget. Andrea Conti, mi raccomando, accetta il contratto e vieni da noi. Offerta di trasferimento per Camptoon. Prestito per 2 anni, ok, lo diamo via, ragazzi. Lo diamo via, così si va a fare le ossa. Chissà, torna su 70. E poi, vediamo, offerta di trasferimento, Suarez, cifra troppo alta. Meglio così, perché non voglio venderlo. Ok ragazzi, ci troviamo a giocare il ritorno qui, obbligati a sbloccare il match. Ragazzi, giochiamo con la nostra divisa. Allora, stanno tutti bene. Ragazzi, io direi di provare una mossa a sorpresa, ragazzi. Metto Messi sulla fascia qui. E qui ci metto Agüero, ragazzi. Mossa pazza, perché noi dobbiamo vincere. 1-1 totale, 4 minuti leggenda. Si va nel match. Ok ragazzi, primo grande match. Purtroppo è sulle mie spalle, perché veramente Leo, facendo 1-1 all'andata, comunque ha giocato l'andata. Io ora sono obbligato a vincere al ritorno. E quindi ragazzi, si comincia. Vai Ter Stegen, perfetto. Qui, bello. Ah, peccato, anticipato. Zonzi, grande giocatore che, se non sbaglio, Leo voleva provare a prendere. Oddio, no, non lo fate calciare. Arriva l'1-0 del Siviglia, ragazzi. Vabbè, per noi cambia poco, perché comunque noi il gol lo dobbiamo fare. Con l'1-1 si va ai supplementari. Dai a chiudere. Madonna, quante azioni. Oddio, Zonzi, pallone messo dentro. Ben Yedder, mamma mia, abbiamo rischiato ancora una volta. Vediamo se crossa. C'è Ter Stegen. Vai Ter Stegen, che lì, vabbè, ma ora l'arbitro penso che fischia. Ok, fine primo tempo, ragazzi. Stiamo però calmi, perché la partita non è finita. Abbiamo giocato veramente male il primo tempo. Formazione un po' strana, lo so benissimo. Io, ragazzi, mi gioco la carta Rafinha al posto di Rakitic. E poi ci metto qui la velocità di Semedo. Raga, io ci voglio provare. Vabbè, l'inverto ovviamente, perché qua è ormai tutto per tutto. Ci mettiamo anche ultraoffensivi. Ci dobbiamo assolutamente provare. Dobbiamo provare a portarci a casa questo pareggio perlomeno. Vai Agüero. Bravo Suarez. Se ne va Suarez. Suarez, la parata. E arriva Rafinha, raga. Arriva Rafinha all'1-1. Mamma mia che mossa tattica. Ok, gol un po' bruttino su ribattuta. Però Rafinha era lì. E la posizione un po' più avanzata ci è servita. Bravissimo Suarez. Ma qui Rafinha la mette dentro. E andiamo così, 1-1. Forza ragazzi, dai così. Ecco il pallone allargato. Messi si gira, calcio di rigore. Calcio di rigore ragazzi, calcio di rigore. Mamma mia, ma che partita stiamo tirando fuori. C'è Luis Suarez che non può fallire, ragazzi. Suarez è il pistolero. E andiamo così, 2-1, raga, col 2-2 adesso passiamo noi. Quindi ora alla grandissima, ragazzi. Mi sembrerà strano, ma io cambio modulo. Veramente voglio adesso, non dico coprirmi come un pazzo, ma uso un 4-2-3-1 per gestire il gioco. Con Alexandro qui, con assolutamente... Dov'è Gomez? Ok, perfetto. Semedo lo metterei qui. Poi raga, ovviamente cambiamo. Rafinha può fare anche l'esterno. Vediamo. Dimentico qualcuno. Ma Messi dov'è? Non sto trovando. Ah, ecco la centrocampo. Ok, Rafinha per me ha queste qualità. Ovviamente Messi lo mettiamo al posto di Agüero. E al posto di Agüero ci mettiamo Sergi Roberto. Perfetto. Anzi, facciamo così. Mettiamo Sergi Roberto a centrocampo e Semedo lì. Perfetto. Dai ragazzi, Messi prova a rientrare. Messi la mette dentro. Koulibaly la prova ad appoggiare. Attenzione, c'è Rafinha, un buon sinistro. 3-1 e gara chiusa, ragazzi. Gara chiusa. Rafinha appena entrato ha seminato il panico. Il fratello di Thiago Alcantara. Ragazzi, ovviamente non potevo tirare con Koulibaly. Bel mancino lì. Perfetto questo gol. E siamo 3-1.
Messi prova a correre. Messi rientra. Vai Messi, mettila dentro. Koulibaly l'allarga. Suarez si unisce anche lui alla festa, o meglio con una doppietta, ma si unisce al 90esimo, 4-1. Gara in cassaforte, se proprio non c'era ancora da pensarci. E ragazzi, aspettiamo solo la festa finale. Ecco qui ragazzi il primo trofeo ufficiale. Permettetemi un po' di commento su questa finale. Penso che, non per vantarmi, ma le mie mosse tattiche mi abbiano aiutato a vincere questo primo trofeo ufficiale della nostra stagione. Zonzi si dispera, ragazzi, guardate, tutti che esultano. Non fanno la premiazione con la coppa, probabilmente, ora non lo so. Probabilmente per la Supercoppa no, però non mi ricordo sinceramente, perché non ne ho giocate quest'anno tantissime di Supercoppe. Ok, no, c'è la premiazione, perfetto. Capitano Messi, ragazzi, chi se non lui? Eccolo, sta arrivando Messi, sta arrivando, lui pronto ad alzare questa coppa. Ce la godiamo questa festa, perché comunque un qualcosa di bello da portare sul canale, comunque è una bella vittoria. Mi è di Leo, perché ci sono stati giocatori in campo anche suoi acquistati. La alza Leo Messi! E andiamo così, ragazzi. Primo trofeo portato in bacheca e ora si continua con il mercato. Ragazzi, gli allenamenti di Leo fanno schifo. Cioè, ma che giocatori sono? Li farò io meglio, ragazzi. Offerta trasferimento per Matie, ragazzi. 10 milioni. Allora, non voglio chiedere di più, se no non lo prendono. Ok, accetto i 10 milioni e vendiamo Jérémy Mathieu. Arrivano offerte di trasferimento anche per Mathieu, ragazzi, però 40 milioni la Juventus. Io rifiuterei, perché Mathieu è veramente un pilastro della nostra squadra, quindi non voglio venderlo. Busquets 43 milioni, facciamo così, a 50 lo do via, visto la rosa che abbiamo. Per il momento voglio fare così. E vediamo Neymar, 117, raga, qui è vicina la vendita di Neymar. Quindi occhio, perché qui veramente possiamo provare a venderlo a cifre ottime. Dai, 130 milioni penso che vada bene. Io vi ricordo che fino ovviamente alla prossima partita ho ancora il mercato. Poi penso che chiuderà il mercato proprio finale di questo mercato estivo. Lo farà sicuramente Leo. Allora, vediamo. Ecco, non avevo messo il ruolo per Conti come un idiota, mi sa. Ho messo il giocatore chiave. Ok, mettiamo importante, dai. Se non va bene importante lo scendo. Ora vediamo. Arrivano tante altre email, ragazzi. Allora, offerta trasferimento per Alex Vidal. Ragazzi, io lo do via, perché a me non fa impazzire Alex Vidal. Non voglio chiedere neanche di più, perché se provo a prendere Conti con Semedo e alla fine all'occorrenza Sergi Roberto, ci siamo. Madonna, raga, Neymar. Allora facciamo così. A 130 non ci arrivano, ma a 120 milioni penso che possiamo darlo via, visto che la nostra serie verte comunque sulla vendita di Neymar, quindi post Neymar. Quindi dai, proviamo a prendere almeno questi 120 milioni. Il City ha offerto tutto quello che ha. Ok, venduto Mathieu, Neymar. Hanno accettato 50 milioni qui per Busquets. Quindi ragazzi, occhio, perché la cosa si fa interessante. Ancora contratto rifiutato. Vabbè, ti metto per il turnover, caro Andrea Conti. Ma tu non sai che con me comunque giochi. Vabbè, mettiamoci turnover e vediamo se accetta. Offerta trasferimento, ragazzi, per Sergi Roberto. Sinceramente non lo vendo, perché secondo me è un ottimo jolly che dobbiamo tenere. Ragazzi, ho cambiato gli allenamenti di Leo e ho messo i miei. Vediamo se riesco a far salire qualcuno, che sarebbe ottimo. Per il momento no, però dai, un TT e Rafinha crescono bene. Vediamo, 3 milioni e 8. C'è un altro giocatore venduto, ragazzi. Neymar, mi sa che ci saluta. No, Busquets, ok, perfetto. Per trasferimento, cifra troppo alta per Neymar, mamma mia. Hanno offerto tutto quello che aveva il City. Vabbè, ci riproviamo, ragazzi. Per il momento abbiamo i soldi comunque di Busquets da poter investire, quindi vediamo che ci inventiamo. Ci sono, ragazzi, 103 milioni. Ora, penso che questi soldi aggiuntivi, perché dovevamo avere intorno ai 40 milioni, 50 massimo, sono per le vendite delle magliette. Quindi sicuramente, ecco, ok, non avevo visto che Leo nel vivaio ha messo più di qualche cosa. Perfetto, perfetto, così. Quindi dobbiamo allenare anche i giocatori del vivaio. Non ci avevo fatto caso, pardon. Avanziamo un po' prima di investire questi 100 milioni, perché voglio vedere se chiudiamo Conti. Offerta accettata, ragazzi, meno male. Ci portiamo a casa Andrea Conti.
Ragazzi, io per utilizzare questi milioni voglio provare a spendere i miei 75 milioni per Verratti, perché veramente sarebbe un acquisto a centrocampo impressionante. Voglio provare anche Paolo Dybala, ragazzi, e attenzione, qui facciamo una mossa pazza. Ci mettiamo Neymar a zero, lo so, vale di più Neymar, lo so. Però sarebbe bello sostituire Neymar con Dybala a zero, così proprio un qualcosa di pazzo. Altro giocatore, ragazzi, che vorrei provare a prendere, sempre scambio pazzo con Neymar, è sicuramente Hazard, che è un giocatore che mi fa impazzire, ed è un Hazard. E voglio assolutamente provarci. Qui già le cifre sono simili e quindi ci metto anche qui Neymar a zero e vediamo che dicono. Ragazzi, avendo un po' di budget da investire, dato che voglio un po' ancora più qualità a centrocampo, voglio provare una mossa pazza, 80 milioni per Kevin De Bruyne. Faccio anche un'offerta di 25 milioni per Gabriel Jesus, ragazzi, perché è un giocatore particolare che mi piacerebbe provare a portare al Barcellona, anche se è appena arrivato ed è difficile che ce lo danno. Ragazzi, mi mancano solamente 4 giorni prima della partita col di campionato, che giocherà a Leo, quindi devo stare attento. Penso che faccio poco, non so se arrivano un po' di mail, se la dovrà vedere Leo alla fine. Però ragazzi, 3 offerte accettate. Ragazzi, allora De Bruyne lasciamo stare. Però scambi a zero Eden Hazard, Neymar, ok. Scambi a zero con Dybala, ok. E poi arriva un'offerta. Un'offerta accettata per Verratti a 75 milioni. Ora ragazzi, sta tutto nelle mani di Leo, perché bisogna vedere se accetta prima di tutto qui Verratti, e poi bisogna vedere se gli interessa uno scambio accettato fra Neymar o Dybala o Hazard. Io vado ad offrire i contratti, però alla fine praticamente sarà lui a decidere se questi acquisti li prende oppure no, oppure se va su altro. Ragazzi, direi che questo episodio si chiude qui. Veramente ricco questo episodio, e veramente ricco sarà anche quello di Leo, perché Leo giocherà le 2 partite di campionato e in più finirà il mercato in questa settimana e nelle ultime 10 ore di mercato. Quindi tutti aggrappati a lui per questo finale di stagione. A me personalmente, la squadra comunque piace. Questa squadra che ho tirato fuori al posto di Semedo, lo so ragazzi, è un overall più basso, lo so perfettamente, però faccio giocare Conti, lo adoro veramente come giocatore. Posso permettermi anche Agüero in panchina per il momento, rendiamoci conto. La squadra a me piace, quindi qualsiasi cosa fa tutto sommato mi va bene. Però vediamo un po' cosa succede in quest'ultimo episodio di mercato, e poi sarà tanto tanto campionato da giocare. Quindi ragazzi, mi raccomando, tanti mi piace, tante condivisioni, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ragazzi!